Vince la Roma, vince 3-2 sul Torino, quinto posto matematico, ha più 4 sul Milan che anche oggi ha vinto, ma la Roma evita i preliminari di Europa League grazie a un Dzeko infermabile e a uno Smalling imperioso, con uno stacco imperioso di Smalling. Allora, è una partita bella, divertente, ricca di gol. La Roma passa in vantaggio il Torino con il gol di Berenguer al 15°, un bel gol. Zaza pesca Berenguer che supera Paulo Lopez e segna questo 1-0, ma questo 1-0 che dura veramente poco, perché 2 minuti dopo Dzeko, oggi bellissima partita di Dzeko, Dzeko che è l'uomo fondamentale di questa Roma, viene pescato con un tocco bellissimo di prima di Mkhitaryan. Dzeko davanti a Ricani, ex portiere azzurro, sigla l'1-1 e pochi minuti dopo al 25° arriva anche il 2-1 con la firma di chi che ha segnato il 2-1? Ah sì, di Smalling su calcio d'angolo dopo la seconda occasione di Spinazzola. Uicani respinge, angolo, stacco imperioso, così lo definisce Dani, di Smalling che salta in cielo e sigla questo 2-1 di testa. La Roma che poi prende anche un palo con la punizione, che passa accanto alla barriera da un grandissimo giro al pallone Kolarov, palo, e quindi la Roma che ha avuto delle occasioni in questo primo tempo. Nel secondo tempo 3-1 della Roma, Dzeko si fa tutto il cambio di partenza, Gigi non riesce a contenerlo, rigore nettissimo, Gigi entra malissimo, cerca di prendere il pallone ma prende solo le gambe di Dzeko, che lascia il rigore a Diawara, 3-1, ma veramente un Dzeko fondamentale, implacabile, infermabile, usate tutti gli aggettivi che volete. E poi c'è questo il 3-2 del Torino che accorcia le distanze con una mezza papera di Paulo Lopez, questo Singo, questo giovane classe 2000 proveniente dalla Primavera, ottima partita per lui, una partita molto coraggiosa da parte di questo giovane che tira forte, ma Paolo era il tiro centrale, Paolo Lopez che combina una mezza papera, e praticamente 2 minuti dopo il rigore di Diawara la partita si è riaperta, quindi la Roma ha dovuto ricominciare a fare gioco, ricominciare a fare azioni per cercare di chiuderla. Ha avuto un'occasione con Dzeko, ha avuto un'occasione con Zaniolo che è entrato, ma c'è stato anche un palo esterno su un bellissimo tiro dai 30 metri di Verdi, che destro o sinistro tira allo stesso modo, tira benissimo sia di destro sia di sinistro, ma la partita finisce 3-2 per una Roma che gioca una buona partita. Il Torino, anche il Torino, non, alla fine non gioca una brutta partita come era stata quella contro la Spal, però la Roma che quinto posto matematico evita i preliminari di Europa League.